Ciao, oggi sono qui perché voglio mostrarti un esercizio a mio avviso incredibile per sviluppare l'improvvisazione con le triadi. Ho già fatto vari video dedicati alle triadi e ti lascio linkato qui sopra, credo il video o addirittura la playlist, non mi ricordo se c'è una playlist dedicata proprio alle triadi, ma comunque ti invito a cliccare qui sopra perché ci sono dei video molto dettagliati dove vado a spiegare proprio lo sviluppo delle triadi a livello jazzistico. Quello che succede quando andiamo ad imparare le triadi è quello che una volta memorizzate le andiamo poi ad utilizzare subito su un brano. Ovviamente, quindi andiamo a provare a improvvisare con questa cosa e a divertirci ovviamente. Ma ecco, dopo un po' che stai lì, che provi, che tenti, quello che succede cos'è? È che siamo ingabbiati dal fatto di suonare la triade sempre dalla tonica, perché ovviamente quando noi le studiamo abbiamo come riferimento spesso, quasi sempre, la tonica. E quindi quando andiamo a improvvisare, che cosa succede? Succede quello che ho praticato per la maggior parte del tempo, quindi andrò a suonare le triadi partendo sempre dalla tonica. Quindi se pensiamo a un 2-5-1 di Do maggiore, quindi Re minore, Sol 7, Do, succede sempre. Che non è sbagliato, perché dipende sempre come lo si suona, però siamo, diciamo così, per forza di cose, ingabbiati in questa cosa. Per liberarci da questa gabbia ti mostro adesso un esercizio che è pazzesco dal mio punto di vista, sia per la sua efficacia ma anche per la sua semplicità, che è quello di suonare su una progressione armonica, che può essere un 2-5-1, un turnaround, un brano come al solito, però suonando le triadi per grado congiunto. Cosa vuol dire per grado congiunto? Se io suono su un turnaround di Si bemolle maggiore, quindi in questo caso Do minore, Fa 7, Si bemolle maggiore 7, Sol 7, quando devo collegare la triade successiva andrò a suonare la nota della triade successiva subito dopo o subito prima rispetto a dove sono adesso. Faccio un esempio: se io sto suonando Do minore, quindi se immaginiamo un fraseggio a quarti, quindi la battuta è 1, 2, 3, 4, ecco che adesso devo andare alla triade di Fa. Quindi io ho fatto Do, Mi bemolle, Sol, Do, adesso dal Do io devo andare alla triade di Fa. E l'unica cosa che posso fare è quello di andare o a Fa, cioè la nota successiva della triade, o a La, cioè la nota precedente a dove sono. Che io sono a Do, posso andare o a Fa o a La. E questo è un esercizio abbastanza semplice, ma che ci libera però da questa gabbia, ed è veramente pazzesco secondo me. Sentiamolo proprio su un turnaround di Si bemolle maggiore. Visto, non andavo a toccare la tonica, ok? Non sempre, comunque, e sembrava quasi che stessi suonando con delle scale, mentre stavo suonando semplicemente delle triadi. Se tu mi conosci sai che le triadi per me sono 80% di un'improvvisazione per quanto mi riguarda, quindi, e ogni volta è una cosa pazzesca, suonando semplicemente, tra virgolette, queste tre note e basta, e sembra che stia facendo chissà cosa, pazzesco. Vediamo la stessa cosa adesso su un brano che è All the Things You Are. Quindi andiamo a vedere come suona. Prendo quel brano perché ha vari cambi di tonalità e quindi girano varie triadi di tipologie diverse, soprattutto di tonalità diverse. Andiamo a sentire come suona.
Ecco, quindi come hai sentito, già riuscire a fare questo esercizio su un brano ti dà un controllo, ovviamente armonico del pezzo, ma soprattutto ti libera, ripeto, dalla gabbia di iniziare sempre dalla tonica. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere un bel like e iscriverti al canale. Ciao, ci vediamo presto.